i viaggi nello spazio porteranno astronauti e astronaute sempre più lontano. La priorità è naturalmente farlo in sicurezza e per questo le agenzie spaziali portano avanti test e simulazioni per tenere sotto controllo e predire cosa succederebbe al corpo umano nel caso di una missione molto lunga, come per esempio quella di un viaggio su Marte. La NASA ha dedicato 2 anni alle ricerche su una coppia da record, i gemelli Mark e Scott Kelly, unici 2 gemelli nella storia ad essere entrambi astronauti. Selezionati dalla NASA nel 1996, hanno all'attivo rispettivamente 4 e 11 missioni nello spazio. Scott Kelly è l'astronauta a stelle strisce con il maggior numero di giorni di permanenza oltre atmosfera, sono stati 382, primato ottenuto nell'ottobre 2015. Ecco che cosa ha fatto la NASA. Durante l'anno di permanenza di Scott sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha tenuto sulla Terra il gemello Mark come soggetto di controllo. Poi ha comparato i dati del controllo sia fisico che psicologico dei due, tanto durante la missione sulla stazione che dopo il rientro sulla Terra. Sono stati ora resi noti i primi risultati, mentre la pubblicazione di uno studio completo è atteso per la fine del 2018. I ricercatori hanno innanzitutto evidenziato come analizzando metaboliti, citochine e proteine sia emersa un'associazione tra missioni nello spazio e stress, deprivazione di ossigeno, aumento infiammatorio e modifica dei geni. Nulla che non fosse già noto. Al ritorno sulla Terra, il corpo di Scott ha cominciato a riadattarsi alla vecchia vita, con processi che sono durati da poche ore a 6 mesi dopo l'atterraggio. Una delle scoperte della NASA riguarda le parti terminali del cromosoma che hanno il compito di difenderlo dal deterioramento e che di solito si accorciano con l'invecchiamento. È stato riscontrato che nello spazio si allungano e tornano a dimensioni più contenute a 2 giorni dal rientro sulla Terra dell'astronauta. Un'altra scoperta è legata al cosiddetto gene dello spazio. I ricercatori adesso sanno che il 93% dei geni di Scott Kelly sono tornati come erano prima del viaggio. Il restante 7% invece può far pensare a possibili cambiamenti di lungo corso per quanto riguarda sistema immunitario, riparazione del DNA, formazione ossea, ipossia e ipercapnia, cioè l'aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica. Ricordiamo che andare nello spazio significa incontrare problemi legati alla perdita di massa muscolare e massa ossea. Dopo un periodo in orbita, gli astronauti sono soggetti a sarcopenia e osteoporosi, condizioni solitamente tipiche delle persone anziane. E i danni per l'astronauta rischiano di essere permanenti, a meno che non si intervenga con dei piani di riabilitazione efficaci, come effettivamente avviene dopo il rientro a Terra. Per quanto riguarda le modifiche del DNA dopo l'esposizione alle radiazioni, anche queste sono note. Quello che serve capire è dopo quanto tempo di esposizione si registrino danni permanenti, e in quest'ottica è importante lo studio della NASA sui gemelli. Si tratta della prima applicazione di genomica per valutare i rischi potenziali per il corpo umano nello spazio, ma la strada per Marte è ancora molto lunga.